Gentili telespettatrici e telespettatori, a voi tutti un cordiale saluto dagli studi televisivi di Telemare. Abbiamo il piacere di ospitare la signora Isa Dorigo, referente per il Friuli orientale per le Aquile del Friuli. Buonasera. Buonasera, grazie Isa, dell'invito. Ecco, ci può spiegare un po' di più cos'è questa organizzazione Aquile del Friuli? È un movimento politico che è nato nel 2017 per presentare liste alle politiche o alle regionali, come poi effettivamente è successo nel 2018, a marzo nel 2018, dove ci siamo presentati. Io ero candidata a presidente con le liste degli altri nominativi, con le altre persone. E il movimento è politico, cioè noi vogliamo portare avanti le problematiche che riguardano la comunità friulana della regione Friuli Venezia Giulia, perché ci sono partiti politici di destra o di sinistra, ma manca un partito politico che rappresenti la comunità friulana come minoranza linguistica, di cultura e di lingua. E noi abbiamo avuto questa ambizione di portare avanti questo progetto, e continuiamo nel nostro lavoro e cerchiamo di far aderire a questo movimento le altre persone che si sentono, insomma, investite di questo ruolo politico, perché in questa regione manca proprio a noi, come comunità friulana, ci manca proprio una rappresentanza politica. Noi abbiamo un sacco di organizzazioni, di associazioni, di movimenti, di liste, però non sono identitarie, non sono, come posso dire, non portano avanti le problematiche della comunità friulana, che sono tante, tra l'altro. E avete uno statuto fatto? Abbiamo un ottimo lo statuto c'è, e un ottimo programma che si può trovare, si può anche diciamo stampare, si può scaricare dal nostro sito, che è Aquile dal Friul oppure aquiladelfriuli.org. È una cosa interessante per quanto riguarda, sì, le minoranze, cioè gli altri partiti hanno messo qualche volta nei propri programmi la tutela delle minoranze linguistiche, in particolare degli friulani? Che sappia io no, e in effetti poi, anche se si sono presentati questi partiti sbandierando la bandiera autonomista friulana, e salutando all'inizio degli interventi, poi una volta raggiunto la meta, cioè diventati consiglieri regionali oppure nazionali o quello che è, si sono disinteressati totalmente della questione friulana. In qualche caso hanno anche boicottato le rivendicazioni che venivano dal territorio, dalle associazioni e dalle richieste che vengono continuamente dai territori, dal nostro territorio, che poi tra l'altro è quello che è maggiormente dove c'è il numero, un numero grande di popolazione di lingua e di cultura friulana. E a livello comunale, a livello regionale, cosa avete come minoranza friulana?
tutte, non abbiamo nessuno rappresentante, perché sono gli unici rappresentanti che sono là, sono dei sono nei partiti nazionali. Ma come struttura organizzativa, non so, commissioni consultive, per esempio la minoranza slovena ha una commissione consultiva nel settore culturale. Voi come friulani? No, non abbiamo noi commissioni. Abbiamo la quinta commissione che si interessa delle minoranze linguistiche in generale, ma una consulta, una commissione specifica per i friulani di lingua friulana, della comunità friulana, non c'è neanche mai stata. Ma è stata chiesta forse, ma con insistenza. Io quello che mi ricordo era un incontro con la regione e con le varie organizzazioni in cui si chiedeva la trasmissione del friulano attraverso la RAI. Questo purtroppo non è ancora avvenuto. Allora, secondo il mio parere personale, l'unica soluzione che può avere una comunità come la nostra è di avere rappresentanti politici fidati e che lottino e si battano per portare, per avere, per risolvere questi problemi, queste mancanze di applicazione delle leggi, eccetera. Quindi, parteciperete alle europee? Sì, intanto noi abbiamo le comunali del 2019, ci stiamo già muovendo. E stiamo cercando di formare delle liste nei comuni, in regione qui ci sono le comunali del 2019, ci sono anche comuni qui in tutte le province, in tutte le quattro province della regione, ci sono comuni friulanofoni e che quindi potrebbero essere, come dire, più sensibili a queste tematiche e quindi portare nei vari consigli comunali persone che possano rappresentare la comunità friulana, non soltanto fare il consigliere del partitino e della lista civica, ma dove c'è qualcosa da portare avanti, insomma, questi consiglieri si battino, cerchino di risolvere, ecco, le problematiche. Perché penso che non dovrebbe essere difficile a esprimere dei consiglieri, perché anche quando giro intorno sento che la gente parla il friulano, se parlano il friulano penso che ci tengano anche alla conservazione della lingua e anche della cultura, perché alla lingua è legata anche la cultura, che è molto importante. Allora, il problema nostro della comunità è che è passato tanto tempo da quando avevamo un partito politico che ragionava in termini di identità, no? E tutela, lotta per la tutela, la valorizzazione della comunità linguistica, culturale, eccetera. È passato troppo tempo, c'è stato un vuoto fra una generazione e l'altra e quindi diciamo che la politica è una cosa che porti avanti anche in casa, cioè ne parli, ne discuti con i tuoi, con le persone del paesino, eccetera. Quando manca questa cosa, c'è questo vuoto, non parli più, cioè non hai più l'argomento, che sia positivo o negativo o critico, non c'è più niente e quindi questi si lasciano, come dire, noi abbiamo subito una specie di come si può dire,
abbiamo dimenticato, ecco, abbiamo dimenticato questa lotta, non abbiamo più ragione, non abbiamo avuto più riferimenti, personaggi, perché la politica è fatta anche di persone che sono dei riferimenti, insomma, che sono importanti, no? Se non hai la persona giusta, il leader che ti porta avanti il problema, con chi? Cioè, sei fuori. Cioè, io credo di aver capito i friulani. I friulani sono stati lasciati in disparte. Cioè, la politica non è cosa dei friulani, è cosa dei triestini, è cosa di sinistra, di quelli di destra, dei partiti insomma, nazionali, ma non locale. Non c'è niente di locale nella politica che è stata portata avanti fino ad adesso. Coi consiglieri friulani che sono stati eletti sulla lista del patto per l'autonomia, avete dei rapporti? Sì. A livello regionale, come consiglieri regionali che sono stati eletti? Sì, li conosciamo, e anzi, buon per loro, sono riusciti a raggiungere, diciamo, lo scopo di avere in consiglio regionale due rappresentanti, ma non tenendo d'occhio, ma insomma stiamo analizzando quello che riescono a fare per la comunità friulana, per risolvere questi problemi, che sono pochi, i problemi dei friulani sono pochi, perché noi come comunità friulana siamo stati anche troppo bravi a sopravvivere alla globalizzazione, questa cosa deleteria della mancanza di rappresentanti politici, di movimento politico per tanti anni. Quindi poi ci sono state anche varie vicende a scuola, per esempio io conosco gente che mi raccontava che a scuola non si poteva parlare il friulano perché la maestra non ne voleva sapere, eppure l'80% dei genitori in regione, diciamo così, la media è dell'80%, anche di più, e chiede l'insegnamento del friulano a scuola. Quindi noi siamo dei sopravvissuti a questa, chiamiamola, globalizzazione, perché se la gente ne parla ancora e i ragazzini a scuola, ci manca ancora qualcosa, per esempio le trasmissioni in Rai in lingua friulana, come ci sono quelle in lingua slovena, e nel Sud Tirolo ci sono quelle di lingua tedesca, e noi pretendiamo di essere trattati allo stesso modo. Sì, ma dove vedete voi, diciamo, le difficoltà per arrivare a questo? Le difficoltà sono che abbiamo rappresentanti politici che non appartengono alla comunità friulana e quindi non portano avanti con la sensibilità invece di rappresentanti di lingua e di cultura, non portano avanti il problema perché non si sentono, oppure perché hanno altre direttive dai partiti, perché insomma una volta che sei in un partito ed entri in consiglio regionale o a fare il deputato o a fare il senatore, devi in qualche modo adattarti a quello che ti, no, che ti dicono di fare, di votare, di rivendicare. Nelle associazioni friulane, che immagino ci saranno tante, quante sono più o meno quelle che curano proprio la cultura e la lingua friulana, che si interessano, diciamo, ai problemi di questa minoranza tutelata, che poi non è tanto minoranza? Appunto.
Ma ci sono realtà anche abbastanza importanti, c'è la Società Filologica Friulana, per esempio, che già da quando è nata, dal 19, che porta avanti queste rivendicazioni, ma sono associazioni, cioè le associazioni ci sono, c'è il volontariato, c'è un sacco di gente che lavora e vive e usa la lingua friulana tranquillamente, anzi si sente nel suo ambiente, diciamo, naturale. Il problema è la politica, cioè, noi non abbiamo un partito politico, ce ne sono due in Sardegna c'è l'Unione Sarda e Partito Sardo d'Azione. C'è l'Union Val d'Autun, c'è il Sud Tirol in Volkspartei, Difatti loro c'è la hanno Slovena Skupnost qui, voi avete la Slovena Skupnost, gli sloveni, e noi friulani, da quando non c'è più il Movimento Friuli, che è sparito dal 1900, insomma più di 30 anni fa, c'è stato il blackout totale, cioè questa mancanza è diciamo la causa dei nostri problemi. Ecco perché anche, per esempio, la Slovenska Skupnost si sta battendo per ottenere un parlamentare, almeno uno, no? Perché bisogna appoggiarsi sulle altre minoranze, rappresentanti delle altre minoranze, come Union Val d'Autun oppure Sud Tiroler Volkspartei. Invece sarebbe necessario, da quello che ho capito e che provo giornalmente, di avere proprio un parlamentare che si interessi direttamente a questa problematica. Noi abbiamo adesso come parlamentare, dalle ultime elezioni, un friulano che sente il problema del friulano, è stato per anni consigliere, anzi assessore regionale, Petarin, no? E vedo che è sensibile a questa problematica. Bisognerebbe appunto avere più contatti con lui, fin tanto che non si riesce a spuntarla per averne almeno un parlamentare che rappresenti queste minoranze tutelate, perché se no non c'è motivo di dire sono tutelate, però non sanno dove incominciare. Tanti tentano di fare qualcosa per le minoranze, però ci vuole tutta una struttura, non è che sia facile, bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere, diciamo, le abitudini, la cultura della gente, no? Tutti ricordano il terremoto che ha colpito il Friuli, no? Cioè l'esempio praticamente, no? Di come la gente lavora, di come la gente fa, come sente. E hanno diritto di avere una rappresentanza proprio per affrontare questa problematica. Io riesco a capire. Questi parlamentari o consiglieri regionali sono tempestati da 100.000 problemi. E poi, se non sono tanti, io mi ricordo il defunto consigliere Ferone, dice: io faccio parte di tante commissioni, devo andare di qua, di là. Dice: ho fatto tanto, tanto, e difatti li credo, perché se è un gruppo composto da tante persone, allora si dividono i compiti, ma quando si tratta di un solo esponente è difficile. Io ho provato a livello provinciale, perché da una parte ero assessore e sentivo appunto di rappresentare tutta la comunità, perché quando uno assume quell'incarico non può dire: io sono stato eletto come Slovenska Skupnost e guardo solamente gli interessi della Slovenska Skupnost. Ho dovuto dividermi, fare consigliere per affrontare almeno i problemi della minoranza, come assessore invece affrontare tutta la problematica di tutti
di tutta la comunità che rappresentavo. Dunque, mi sono meravigliata sempre come mai non abbiano appunto nominato almeno un assessore che segua le minoranze e avrebbe già tanto da fare. E se voi vi proponete di andare su questa strada, penso che sia una strada giusta, perché i problemi sono tanti e se la gente desidera anche essere considerata, perché non è la stessa cosa se uno si sente o non si sente. È stato proprio per queste feste di Natale che viene una ragazzina che ha dei problemi, dice sì, ma perché non ti vediamo in televisione? Ma ho detto perché non abbiamo tempo, ho detto, no, di fare tutto. Sì, ma io voglio anche, oltre a sentirti, voglio anche vederti. No, rincuora la gente vedere una persona che si interessa alle problematiche delle minoranze, e specialmente tanto si parla di queste persone che hanno dei problemi, però spesso sono dimenticate, cioè non si fa sufficientemente per poter affrontare. E così è anche nei confronti delle minoranze linguistiche. È un soggetto debole, diciamo, però ricco, perché se ci dicono sempre preziosa presenza, se preziosa presenza è, allora cerchiamo di conservarla e di promuovere fin tanto che c'è gente come voi che vi sentite in dovere e sentite il bisogno di affrontare questi problemi. E siamo alla fine dell'anno e penso che sia anche l'occasione giusta per fare gli auguri anche a tutta la cittadinanza e in particolar modo ai friulani e al vostro movimento. Ben, allora io per Furlan ho fatto auguri di buon principi, che Natale è passato, e di nessun man so podes al nostro movimento che si chiama Aquile dal Friuli. Io vi auguro che possiate veramente aver successo in questa strada che è ripida, mi rendo conto, però porta anche tante soddisfazioni e anche riconoscimenti da parte delle persone che uno si impegna a rappresentare. Tanti auguri Isa, tanti auguri. Grazie. Alle aquile che volino alto. Grazie. E lontano, che abbiano le ali il più possibile larghe, in modo che possano coprire le esigenze di queste minoranze che stanno giustamente aspettando che qualcuno porti anche la voce loro. Grazie. E grazie. Tanti auguri. Grazie a voi, Mandy.